Come sicuramente avete già letto dal titolo, oggi parliamo della storia delle storie. Ovvero, se siamo qua è grazie a questa invenzione, ovvero l'invenzione di Internet. E quindi oggi ripercorreremo la storia di come è nato Internet. Poiché la storia di Internet è molto lunga, voglio dividere in diversi video per fare una sorta di miniserie. Quindi oggi andremo a vedere il come è nato Internet. La mia intenzione è quella di fare altri video in cui spiego la storia del World Wide Web, perché oggi non ne parleremo. La guerra del browser, eh sì, c'è una guerra del browser. E infine voglio anche parlare della nascita dei social network. Il motivo per cui non ne parlo in un solo video è perché ognuna di queste storie sono delle storie molto lunghe e complesse e sto facendo il modo di renderle quanto più snelle possibili per renderle fruibili per tutti. Pertanto, se volete scoprire come è nato Internet, continuate a guardare questo video e ci vediamo appena dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io come al solito sono Valerio e oggi, come già vi ho detto dall'introduzione, parleremo della prima parte della storia di Internet. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella, così da non perdervi non solo gli altri episodi di questa miniserie che ho intenzione di portare avanti, ma gli altri video che troverete sul canale, tra cui FK Breaking News e FK Under the Hood. Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Per capire la storia di Internet dobbiamo fare un balzo indietro di 60 anni. Siamo nel 1957, nel pieno della guerra fredda, e agli americani un pochettino rodeva il culo, perché quell'anno i sovietici lanciarono il primo satellite artificiale, il famosissimo Sputnik. Gli americani vedevano all'epoca i sovietici molto avanti dal punto di vista tecnologico e infatti, poiché erano in guerra fredda, in competizione, non volevano rimanere indietro. A causa di questa percezione, ovvero che i sovietici erano avanzati dal punto di vista tecnologico, gli americani li vedevano come una minaccia e quindi avevano paura di un attacco nucleare. Gli americani, per mettersi a paro dal punto di vista della innovazione rispetto alla loro controparte sovietica, nel 58 hanno fondato l'ARPA. ARPA sta per Advanced Research Project Agency, agenzia governativa che stava alle dipendenze del Dipartimento della Difesa, l'equivalente del nostro Ministero della Difesa, fondamentalmente, per fare ricerca nel mondo dell'informatica, perché ricordiamoci, nel 57 questa era ancora una cosa emergente, ancora esistevano i super mega computer che occupavano tre quarti di un palazzo. Da lì a poco, dentro quelle mura, è nato quello che oggi noi conosciamo come Internet. Una cosa che vorrei specificare prima di andare avanti è che diversi ricercatori nel mondo, ad esempio anche nel Regno Unito, si faceva ricerca su come connettere più computer in una rete. Però diciamo l'idea dell'ARPA fu quella vincente. Prima di andare a vedere qual è l'idea vincente dell'ARPA, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. A chi venne l'idea di connettere più computer in una rete? Perché di fatto Internet è questo, una grandissima rete globale di computer interconnessi. Oggi ovviamente è ovvio il motivo per cui serve, ma all'epoca, quando non c'era, non era così ovvio. E ricordiamoci che eravamo in un periodo che non c'era un computer in ogni casa. All'epoca i computer stavano, diciamo, nelle università o nelle agenzie governative per fare i calcoli. All'epoca i calcoli che si facevano erano quelli balistici, fondamentalmente. Nonostante che questi computer erano enormi, non avevano una grossissima potenza di calcolo. I calcoli che dovevano fare all'epoca erano proibitivi, adesso noi li possiamo fare anche col cellulare. Però stiamo parlando agli albori non solo dell'informatica, ma anche dell'elettronica. A un certo punto, un certo Licklider mise a punto, più dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, le fondamenta per mettere a punto quello che sarebbe stato oggi Internet. La necessità di avere più computer interconnessi era data da quello di poter sfruttare diversi computer per eseguire più calcoli, che è fondamentalmente quello che si fa tutt'oggi. Insomma, io ho dei calcoli complessi da fare, anziché farli sulla mia sola macchina, li faccio su diverse, così da ottenere risultati in maniera più veloce. Anche perché all'epoca ricordiamo che i computer erano più lenti di mia nonna in carriola. Tuttavia, in quegli anni esistevano già delle piccole reti di computer. Roba da niente, chiamate WAN, Wide Area Network. Se già esisteva, qual era il problema? Il problema era che queste rete erano molto rudimentali e non troppo scalabili, adesso vedremo perché. Motivo numero uno era che ogni computer parlava una lingua diversa. Ogni istituto creava il suo computer con il suo proprio, diciamo, linguaggio,
mettiamola così. La settimana scorsa è uscito il video che ho fatto con la mia amica Lucilla e tra le altre cose abbiamo parlato del Wi-Fi. Il Wi-Fi, tra le altre cose, è un protocollo di comunicazione. I protocolli permettono ai computer di comunicare con la stessa lingua. L'altro problema di questa rete chiamata WAN era un problema dal punto di vista della scalabilità. Vengo e mi spiego. Quando un computer doveva comunicare con un altro, lo faceva tramite la linea telefonica. Se ci pensate è quello che succede adesso, ma tuttavia all'epoca le linee telefoniche erano fatte con quella che viene chiamata la commutazione di circuito. Ovvero, se io devo chiamare da casa mia a casa tua, tu che mi stai guardando, dei sistemi meccanici non fanno altro che creare un collegamento fisico affinché io possa chiamare te. Questa cosa viene fatta manualmente e infatti foto come queste sono iconiche, dove ci sono diverse operatrici che attaccano e staccano i fili. Dopodiché questa operazione, ovvero l'accomodazione di circuito, veniva fatta automaticamente, però questo era un problema. Qual era il problema principale? Che un computer era collegato a un altro computer. Fine. Cioè, la rete era semplicemente quella che adesso viene definita punto a punto. Tutti i computer non stavano contemporaneamente a parlare tra di loro, a meno che si avevano a disposizione più linee telefoniche. E quindi la comunicazione di circuito era un problema per la scalabilità del progetto, perché già il nostro amico Lee Klider aveva intenzione di avere una sorta di rete globale, che di fatto è quello che abbiamo adesso. Quindi qual è fu la tecnologia che venne messa a punto per sostituire il problema della commutazione di circuito? La commutazione di pacchetto, che è tra l'altro quella che si utilizza tutt'oggi. La commutazione di pacchetto funziona in maniera molto semplice. Anziché trasmettere i dati o la voce in un'unica botta, quello che viene fatto è quella di prendere i dati, suddividerli in quello che viene definito pacchetto. Un pacchetto contiene grossolanamente due informazioni principali: l'intestazione e il carico. L'intestazione dà dell'indicazione di chi manda quel pacchetto e chi lo deve ricevere, invece il carico contiene i dati che noi vogliamo mandare. I pacchetti raggiungono la destinazione passando per diversi nodi intermedi e non è detto che i pacchetti facciano tutti la stessa strada, anzi al contrario. Il sistema venne progettato per far sì che i pacchetti facessero tutte le strade diverse. Una volta raggiunta la destinazione, il destinatario non fa altro che riprendere questi pacchetti, tirar fuori tutto il carico, rimetterlo insieme e ricomporre il messaggio originale come se fosse un grande piccolo puzzle. Vedetelo come se fosse il servizio postale. Noi quando mandiamo una lettera, la mettiamo dentro una busta, l'intestazione è il nostro indirizzo, è l'indirizzo del destinatario, il carico è semplicemente il foglio di carta che sta all'interno. E quando noi spediamo una lettera, questa lettera passa diverse stazioni fino ad arrivare al postino che poi finalmente la consegna a mano. E non è detto che tutte le lettere facciano lo stesso percorso per raggiungere un determinato punto, soprattutto se le lettere vanno all'estero. Vi dicevo che nella comunicazione di pacchetto tutti i pacchetti passano attraverso dei nodi intermedi. Ma come si chiameranno mai questi nodi intermedi? Si chiamano router. Questa parola qua. Sì, sì, lo so cosa state pensando, che si pronuncia router. Ed effettivamente è vero. Ma in inglese americano si pronuncia router e da quando ho scoperto che a mio amico dà fastidio la pronuncia router, continuo a utilizzarla. Perché era fondamentale avere un sistema che di design spedisce i pacchetti facendoli passare per delle strade diverse? Il motivo era quello di avere un sistema robusto. Vengo e mi spiego. All'epoca il sistema telefonico era molto centralizzato e per una potenza ostile, i sovietici in quel caso, dal punto di vista degli americani, potevano in brevissimo tempo tagliare fuori le comunicazioni all'interno degli Stati Uniti, distruggendo quelle poche centrali telefoniche. E qualora un evento del genere fosse realmente accaduto, gli Stati Uniti non avevano più mezzi di comunicazione per coordinare le operazioni di controattacco. Invece, avendo un sistema distribuito utilizzando l'accomodazione di pacchetto, è fondamentalmente impossibile distruggerle tutte nello stesso momento. Qualora dei router venissero distrutti, c'è sempre un'altra parte di rete interconnessa fra di loro che permette comunque di smistare i pacchetti da A a B. Ovviamente sì, magari parte della rete potrebbe essere disconnessa, ma non tutta, garantendo comunque le comunicazioni. Ecco perché il governo degli Stati Uniti aveva questo interesse. Aveva paura che durante un attacco nucleare il governo degli Stati Uniti non poteva più realmente comunicare con l'esercito per coordinare le operazioni. E lo sappiamo benissimo che dalle guerre del passato un'azione militare non coordinata è semplicemente destinata al fallimento.
anche se si tratta di uno degli eserciti più forti del mondo. Come dicevo all'inizio di questo video, molti ricercatori sparsi per il mondo lavoravano al concetto di internet, e nella fattispecie adesso al concetto di commutazione di pacchetto. Però quella implementata da Paul Baran per l'ARPA è stata quella vincente. Tuttavia, ancora c'era un grosso problema da risolvere, quello che ogni computer all'epoca parlava una lingua diversa. Come risolvere questo problema? Molto semplice, che tra l'altro è quello che si usa adesso. Ogni computer può parlare con qualsiasi cazzo di lingua che voglia, ma nel momento in cui deve trasmettere un messaggio all'interno di questa ARPANET, si deve conformare a delle regole. E qui, infatti, nasce quello che possiamo dire il primo protocollo di comunicazione per internet. Abbiamo un proto-commutatore di pacchetto, un proto-protocollo, iniziamo a interconnetterci. Dovettero passare diversi anni prima di stabilire la prima vera connessione all'interno di ARPANET. È il 29 ottobre del 69 e il primo messaggio di ARPANET fu mandato dalla University of California, Los Angeles, la UCLA, verso lo Stanford Research Institute. Quel giorno alla UCLA c'erano Leonard Kleinrock e il suo studente di soli 21 anni, Charlie Klein. Il primo messaggio che fu mandato all'interno di ARPANET furono esattamente due lettere. LO. Ma che cazzo significa LO? In realtà la parola da trasmettere era semplicemente login. Tuttavia, quando si stava per mandare la lettera G, il sistema crashò, tutto andava riavviato e rifatto da capo. Alla seconda volta, la parola mandata fu login. Tuttavia, il primo vero dato mandato all'interno di ARPANET, quello che poi sarebbe diventato internet, era LO. La stanza dove avvenne questa magia alla UCLA esiste ancora ad oggi. Io nel 2010 andai alla UCLA per un periodo all'estero di 3 mesi e passeggiando per i corridoi trovai questa placca che dice: alle 10:30 di sera il 29 ottobre del 1969 il primo messaggio ARPANET è stato inviato dal sito della UCLA allo Stanford Research Institute. Basata sulla commutazione di pacchetto e l'allocazione dinamica delle risorse, la condivisione di informazioni digitale da questo primo nodo di ARPANET lanciò la rivoluzione di Internet. Ottobre 2009, quando fu posata questa placca. Potete notare sullo sfondo una versione sbarbatella di me con una polo del cazzo. Io all'epoca non sapevo questa storia così nel dettaglio e come l'ho appresa. Qualche settimana dopo che ho scattato quella foto, trovai quella porta aperta per caso, perché stavano festeggiando un anniversario, non so se erano i 40 anni, non lo so, dell'invenzione di internet, o forse i 50 anni, non lo so. E io mi trovai a passare là e scattai questa sequenza di foto. All'interno c'era Leonard Kleinrock, che ancora è vivo, che raccontava questa storia di quando loro stavano per mandare la prima parola login, ma poi il sistema esplose e dovettero rifare da capo. All'epoca ero un studentello sbarbatello e inesperiente. Non approcciai Leonard Kleinrock, anche perché non sapevo cosa dirgli. Grazie per averci donato internet. Non lo so, ero piuttosto timido all'epoca. Però adesso me ne pento, anche perché dal mio punto di vista aver visto di presenza uno tra i tanti attori che ha inventato internet era una sorta di vedere un semidio sceso in terra. E tu cosa vuoi dire un semidio? Tra l'altro una volta quando incontrai Richard Stallman a Catania ho fatto pure brutta figura. Ma quello sarà materiale per un'altra storia. Quindi riprendiamo. ARPANET stava crescendo. Entro la fine di quell'anno ARPANET aveva 4 nodi. La UCLA, lo Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara e la University of Utah. Nel 1973 c'erano diversi nodi connessi non solo negli Stati Uniti e Canada, ma anche oltreoceano, tra cui l'Inghilterra e la Norvegia. Poiché la follia di ARPANET stava dilagando, altre aziende e istituti stavano inventando i loro commutatori di pacchetti. Questo cosa comportava? Che si stavano creando diverse reti. Reti che tra di loro non comunicavano, anche perché erano progettate in maniera leggermente diversa, con, diciamo, dei dialetti, e farli intercomunicare non era così facile. Qualcuno a un certo punto si ruppe il cazzo, si sedettero a tavolino e crearono, proprio sulla carta, il protocollo dei protocolli, il capostipite di internet. Senza di esso non stareste a guardare questo video. Inventarono il protocollo TCP/IP. In realtà il protocollo TCP/IP sono 2 protocolli, Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Molto spesso si riferisce a loro come un unico grande protocollo chiamato TCP/IP. Il protocollo TCP è quello che definisce le regole di come impacchettare i messaggi e poi di come vengono essi interpretati alla destinazione.
protocollo IP è quello che si occupa dell'indirizzamento dei pacchetti e come questi pacchetti devono attraversare i vari nodi per raggiungere una determinata destinazione. Ecco perché quando voi sentite parlare di indirizzo IP, ovvero quel codice, diciamo così, di quattro numeri separati da un punto, ogni numero ha un range da 0 a 255, questo è quello che si chiama protocollo IPv4, che prima o poi verrà sostituito in maniera permanente col protocollo IPv6, ma questa sarà un'altra storia. L'indirizzo IP è come se fosse una sorta di indirizzo di casa che ogni computer connesso alla rete deve avere, altrimenti non potremmo ricevere i pacchetti. Negli anni 80 il protocollo TCP/IP ormai era testato a sufficienza e sempre più persone si stavano collegando a internet e utilizzavano tutti i servizi che all'epoca esistevano. Ancora non esisteva il World Wide Web, quello dobbiamo aspettare all'inizio degli anni 90 e sarà materiale per un altro video di FK Storia. A un certo punto nacque IRC o IRC, come dir si voglia. E io ho fatto un video su IRC che puoi andarvelo a ripescare. Quindi, il concetto di rete globale ideato da Lee Clyder stava prendendo realmente piede, stava funzionando. Come vi dicevo qualche minuto fa, ancora nella storia di internet manca un tassello fondamentale, ovvero come nacque il World Wide Web, ovvero le pagine web che noi utilizziamo ogni giorno. Ma quello, come vi dicevo, è la storia di un altro video, anche perché io credo che il montaggio di questo video sia sui 20 minuti. Tanto, miei cari pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino adesso. Non dimenticate di lasciare un like per farmi capire che questo video vi è piaciuto e perché no, scrivetemi nei commenti quello che sapevate di questa storia o idee per altri video. E prima di concludere, come vi dicevo, non dimenticate di guardare questi altri video che sono correlati a questo, nella fattispecie c'è il video di RC e mi metterò anche sulla Enterprise tutta la playlist di FK Storia, così poi potete godere degli altri video di cui parlo, di altre fantastiche storie del computer e del mondo dell'informatica e dove trovarli. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo col prossimo video. Ciao!